Buongiorno a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi insieme a voi realizzeremo il bracciale Sia. Questo perché molti tesori del forum Lo Scrigno delle Perle mi hanno consigliato di girare un video con colori un po' contrastanti, in quanto il primo non si vede molto bene effettivamente. Prometto, lo rigirerò in futuro. Per realizzare questo bracciale è molto semplice da realizzare. C'è già il foto tutorial sul mio blog semplicicreazioni.blogspot.com e è datato 2015 se non sbaglio e oggi lo rifaremo insieme. Per realizzarlo occorrono cipollotti 6x4, cipollotti 3x4, rocaille 8x0, Rocaille 11.0 e Rocaille 15.0. Per iniziare, ago e filo da tessitura. Mi raccomando, come filo usate il filo Miyuki e la stessa cosa per le perline, in quanto sono più regolari e vi permette di avere il bracciale che non fa nessuna piega, non so come dirvi. Ecco, quindi vi consiglio di usare il Miyuki in questo caso. Per iniziare mettete sul filo una stopping bead in questa maniera e aggiungete poi 3 8 0, si vede, e le portate fino alla fine del filo in questa maniera. Aggiungete adesso un cipollotto e una 8 0. I cipollotti 6x4 necessari per realizzare un bracciale che misura 17 cm sono 24. Quindi dovete ripetere questa operazione: cipollotto, perlina da 8, finché non avrete aggiunto tutti e 24 i cipollotti. Vi faccio vedere un'altra volta. E lo portate tutto alla fine del filo in questa maniera. Ripetete questo passaggio fino ad aver inserito tutti e 24 i cipollotti. Aggiunto l'ultimo cipollotto, dovrete mettere 3 8 0 e ripassare nel cipollotto stesso in questa maniera. Tirate, ma mi raccomando, non tirate eccessivamente il filo, altrimenti tende ad arricciarsi il lavoro. Vi dovete trovare ad avere una solina come questa, in questa maniera. Adesso, tra un cipollotto e l'altro, aggiungete nuovamente una 8-0, in questa maniera. Tirate. Sempre tirate, ma non troppo. Eccolo. Le perline si disporranno così. In questa maniera. Aspettate che non metta fuoco. Ecco qui. In questa maniera dovrete aggiungere una 8 e le 8 tra tutti gli altri cipollotti, fino a che non vi troverete ad uscire dall'ultimo. A questo punto vi faccio vedere come dovete procedere. Adesso che vi trovate ad uscire dall'ultimo cipollotto, tirate un'altra volta il filo, entrate nella perlina. Nella prima 8-0 che si trova vicino la stopping bead in questa maniera e ripassate in tutte e tre le perline nel cipollotto e nella 8-0 seguente in questa maniera. Tirate il filo, un attimo che vi faccio vedere, togliete la stopping bead in questo momento. Tirate il filo e vedete si forma un picot come quello che abbiamo realizzato in precedenza sopra il cipollotto. Passate nuovamente nella 8-0 che si trova vicino nel cipollotto
Aspettate che non riesco. E nella prima 8-0 in questa maniera. Tirate. Tirate bene in questo momento. Vi troverete con il filo che si trova tutte e due dallo stesso, con i fili tutti e due dallo stesso lato. Adesso fate un nodino. Io rientro con l'ago nel cappetto. Fatene due, tanto per sicurezza. Tirate e tagliate la parte di filo in eccesso. Non preoccupatevi se il lavoro non viene bene adesso, perché si sistemerà appena metteremo le 11.0. Tagliate questa parte di filo. In questa maniera. E iniziate adesso ad aggiungere le 11.0. Dovrete mettere 5, 11, 0, 5 e passare nella 8, 0 che si trova dopo il cipollotto, in questa maniera. Tirate. E ripetete questo step per tutto il passaggio, sia da un lato che per tutta la lunghezza del bracciale. Scusate, ho detto una stupidaggine. E passate nuovamente nella 8, tirate, ecco qua, si formeranno tutti archetti di rocaille 11.0 sopra i cipollotti. Ripetete questo step per tutta la lunghezza del bracciale. Realizzate l'ultimo archetto sulla perlina e ripassate in tutte e tre le 8-0 in questa maniera. Ricominciate ad aggiungere le perline dall'altro lato e tra poco vi faccio vedere come proseguire. Adesso dovrete aggiungere le ultime 5 perline. Passare nella prima 8-0, saltare quella di punta e rientrare nella 8-0 successiva, che sarebbe la terza. Passate anche nelle prime 3 11-0 in questa maniera. Tirate. Adesso date giusta tensione al filo perché questo vi permetterà di far formare la puntina qui in alto. Aggiungete una 15, un cipollotto 3x4 e una 15. Rientrate nella rocaille, quindi 11.0 dell'archetto successivo, alla terza, e tirate il filo in questa maniera. Ancora 1 e 1 e passate nella terza dell'archetto seguente, in questa maniera. Tirate. Così. Ripetete. Adesso vedrete che il lavoro diventerà piatto praticamente, quindi non vi preoccupate se prima lo vedete un po' arricciato. Il lavoro adesso tende ad appiattirsi da sé. Continuate questo fino alla fine del giro. Passate nuovamente solo nella prima e nella terza rocaille alla fine del giro, come avete fatto adesso, nella prima e nella terza, saltando la seconda, di modo che rimane così di punta, e fate lo stesso per l'altra parte del bracciale. Ecco, adesso stiamo inserendo l'ultimo cipollotto. Dovrete ripassare nella 11, nelle altre due 11 seguenti, nella prima 8-0, tirate il filo e passate nella 8-0 nella terza, nuovamente in tutte e tre le 11-0 seguenti, in questa maniera. Tirate il filo, ecco qua. Questa è la prima parte. Adesso fate la seconda. E poi disperdete il filo nel lavoro perché il braccialetto è praticamente terminato.
vi faccio rivedere, una un 15, una un cipollotto, una 15 e passate nella 11 0 centrale dell'archetto. Tirate questa maniera. Una 15, scusate, un cipollotto, una 15 e rientrate nella 11 che si trova sulla punta dell'archetto, la terza. Ripetete questo passaggio per tutto il giro. Ecco qua, il bracciale è terminato. Adesso disperdete il filo nel lavoro, il filo in eccesso. Io lo passo tra i cipollotti e le 8 0 messe inizialmente. Fate qualche nodino qua e là e poi potete tagliare il filo in eccesso sempre. Adesso fate un nodino, tagliate il filo e mettete la chiusura. Il bracciale è terminato. Ah, la chiusura va messa, appunto. Abbiamo lasciato appunto il foro della 8-0, perché almeno ci potete mettere l'anellino, il moschettone e l'anellino dall'altra parte. In questa maniera sarà un lavoro un po' particolare, perché questo modo di mettere l'anellino nella 8-0 è una cosa un po' insolita, però devo dire che funziona, è una cosa carina, senza così fare altre giunture. Ecco, i bracciali sono terminati. Spero che questo video sia un poco più chiaro rispetto all'altro. Vi prego di contattarmi per qualsiasi cosa o tramite Facebook sulla mia pagina Semplici Creazioni oppure tramite mail all'indirizzo onega83@hotmail.it. Vi invito inoltre a passare nel forum lo scrigno delle perle. E se volete iscrivervi, saremo lieti di accogliervi con tutte le nostre iniziative che di solito proponiamo su app, contest, il sal del mese che appunto oggi inizierò anch'io. Vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!